Il maestro Bruno Venturini ha voluto cantare l'Ave Maria di Schubert nel rispetto di una devozione nei confronti della Santa dei Miracoli Impossibili, così come accade da quasi mezzo secolo. Nella piccola chiesa del centro storico di Salerno in migliaia si sono recati sin dalle prime ore del giorno per celebrare Santa Rita da Cascia, tra i vicoli del cuore antico del capoluogo, l'odore delle rose. Una straordinaria partecipazione di persone, in tanti arrivati anche dalla provincia per manifestare il proprio affetto nei confronti di Santa Rita. Alle 12, poi, dopo la supplica e l'Ave Maria di Schubert, la messa celebrata da Don Michele Pecoraro. E si vede chiaramente da stamattina un'affluenza veramente commovente, se oserei dire. È il rapporto della creatura con la santità. È un fascino particolare. È stato detto, un grande autore francese ha detto che l'uomo di sempre, di fronte alla scienza, alla bellezza, all'arte si inchina, ma di fronte alla santità l'uomo di sempre si inginocchia. E questa è la prova più evidente, ovviamente, no? Di questo culto che nonostante gli anni, i secoli che passano, rimane sempre integro, profondo. Tanta gente da tutte le parti stamattina, ma proprio a migliaia, siamo dovuti uscire pure fuori ovviamente, tutta la piazza piena, perché tutti vogliono immergersi, e questa è la procura che ci facciamo, no? In questo oceano di bellezza divina eterna, al di là delle nostre fragilità. Io vi ringrazio di questo vostro intervento che dà maggiore risalto, no? A questo, anche perché voglio annunciare a tutti che doveva essere quasi chiusa la chiesa di Santa Rita, perché ci sono delle realtà che non vanno, dobbiamo rifare tutto il tetto. Quindi fra pochi giorni la chiuderemo, abbiamo aspettato oggi il giorno della anche sua questo festa. Questo è un miracolo, no? Un piccolo miracolo, dei miracoli che ho voluto, perché bisognava chiuderla, che incominciavano a cadere degli stucchi, eccetera, perché l'umidità è terribile, perché siamo andati a vedere, il tetto è squarciato, non... l'ho fatto riparare un poco, ma adesso dobbiamo rifare tutto da capo. Quindi aspettiamo anche la generosità di tutti, vorrebbe essere una cordata, no? Veramente di simpatia e di amicizia verso la Santa per poter costruire noi, senza importunare le istituzioni, vorrebbe essere quasi un miracolo popolare, appunto, come tu dicevi. No? Ero piccolo e mia madre mi portava qui, c'era Monsignor Noschese, parroco, poi mi ricordo Don Pietro, Don Canio Caramuta, e poi tanti altri parroci che... E io sono più di, ma diciamo, 50 anni che vengo a cantare l'Ave Maria, nel giorno di Santa Rita, se sono a Salerno. Se sono nel mondo, la canto in chiesa dove c'è un'immagine di Santa Rita. Mi trovai in Argentina e andai a Camarones, che c'è una bella chiesa dedicata a Santa Rita. 400 km da Buenos Aires, il mio impresario disse: se non mi accompagni stasera non canto, lo ricattai. E così, è una fede. Mia madre, adoriamo Santa Rita, sono stato a Cascia, figura della badessa che ha il bastone di Santa Rita, lo cacciano soltanto quando vanno i cardinali, ma con me, col sindaco, mi accolse in un modo fantastico. È la santa degli impossibili, quindi è la nostra santa che ci deve proteggere.